sul Forbes come uno degli uomini più ricchi d'Italia, insomma, anche è noto il Certo. suo 740 a 300.000 l'anno, quindi voglio dire. Sì, e qui non è casuale questa conclusione, secondo me, perché secondo me ha tirato proprio su quel pallino che poteva spostare la biglia battente verso il castello, quindi 11 punti per Silvano Prima, che nel resoconto finale, nel posizionamento finale delle biglie, non è fortunatissimo perché rimane di fisso con il pallino in testa al castello, quindi può subito rimarcare 11 punti De Matteis, che qui dà una forza intermedia, giustamente. Questo è un Bravo, capolavoro di De bravissimo De Matteis. Matteis. 11 punti, davvero un super capolavoro. Era facile sì marcare, ma non far fare questo disegno alle biglie. Ci è riuscito benissimo l'avvocato. Bravo Francesco, 11 punti per lui. Due ottimi combination sul pallino per entrambi i giocatori consecutivi. E qui le tre sponde di calcio va sullo stretto. Buon per lui che forse andrà in difesa centrale. Qui leggermente fortunato il milanese. Questo è un po' degli arcani del biliardo, no? Dove facendo un errore clamoroso e grosso si fa una difesa migliore di un errore piccolino. L'avesse sbagliata di qualcosa di Addirittura meno. difesa, non migliore, perché non si difende. Se avesse preso Bravo, mezza biglia non esatto. avrebbe sicuramente O difeso. comunque, qualora ci fosse stata difesa, sarebbe stata una difesa per modo di dire. Rimane di fisso De Matteis su questa uscita di due, un po' molle questa Sì, uscita, un gli è partita po' più che altro la timida, sì. steccata corta, sia in termini di forza che in termini proprio di lunghezza di steccata. Quando le biglie nascono molto aperte, la forza va aumentata, ricordate. La forza si diminuisce quando la battente parte da vicino al castello. De Matteis, angolo. Buona la conduzione della palla battente che lascia praticamente in angolo, circa una palla dall'angolo. Una buona difesa. Partita in sostanziale equilibrio, questo set in sostanziale equilibrio. 69 Prina, 66 De Matteis. 1-0 per il pugliese. In accosto Prina, vediamo se riuscirà prima di tutto a toccare la biglia di Matteis. Non ci riesce. Sai che secondo me gli è andata meglio così? Si Te lo stavo per dire, perché si può rimanere di fisso può e rimanere pagare, peggio, anche se è mancino De Matteis, quindi potrà battere l'acchito dalla parte destra del vostro teleschermo. appunto, quindi batte dalla parte dei mancini, Sì, quindi. libera questa Cioè. possibilità per lui, non viene ostacolato dal pallino che era posizionato, diciamo, in difesa per i destri. Brucia il filotto, altri 13 punti del terzo 13 che realizza in questo secondo set De Matteis, che posiziona la sua biglia molto vicino all'angolo. Questa ha fatto male, questa steccata qua ha fatto male anche nelle orecchie. Se hai sentito il rumore dello stacco delle biglie. Sì, perfetto. Ah, qualità di steccata. 81-69, non riesce a salvarsi in questa conclusione di angolo. Non so quale fosse la reale intenzione di Prina in questa No, conclusione. sinceramente non ho capito nemmeno io. De Matteis, traversino. Questo l'ha giocato piano. A questo punteggio ti dirò che gliela Socio, contesto. pensa tu a una parolaccia, quella che vuoi e poi dirgliela. Sì, Quella che questa vuoi. gliela contesto perché avrei lasciato andare un missile di colpo No, in testa. Si scherziamo. poteva squarciare anche a pallino da 3, poi in Bravo, arrivo. se squarcia va a 3 non succede niente, di colpi in testa. Anche perché lasciare una tre sponde di calcio sul largo in questa situazione di punteggio, buon È uno dei per tiri di rientro, no? Francesco, esatto, che non l'ha realizzata, perché però se avesse realizzato 8 punti avrebbe fatto un'ottima marcatura e un'ottima difesa. Quindi Sì. lasciare poi una biglia a vista, magari 16-17 punti avanti, secondo come sembra strano a dirlo, ma è meglio che lasciare una tre sponde sul largo. Franci si perde un po' ancora in queste cosine, devo dire.
Bravissimo. Però poi rimedia così, addirittura fa la cosa difficile, fa rientrare troppo. Comunque, questo è un rientro frutto di una steccata più che valida. Sì. Steccata aggressiva, praticamente senza effetto, l'esecuzione ne avrebbe voluto leggero, ma a destra, però tutto sommato buona l'esecuzione di De Matteis. Qui giro sullo stretto, si appoggia al pallino. Prina va a 72, 87-72, meno 13 per la vittoria. Il passaggio del turno per De Matteis, meno 31, meno 28 per Prina per arrivare alla bella e rimanere ancora nel suo campionato italiano. Bravo. Allunga questa bricolla a pallino da 3. Tutto quello che doveva fare l'ha fatto qui l'avvocato, bravissimo Francesco. Si mette a meno 10 dalla vittoria. Tra l'altro giocata molto bene perché non è stato timido nell'effetto, gliel'ha comunque marcato sullo stretto. Questo effetto permette alla battente di ritornare praticamente sulla sponda corta, quindi non pagare nemmeno l'eventuale garuffo. Solo in difesa rischia qualcosa giustamente Bravissimo Prina e Silvano Prina. riporta Che la gialla verso il pallino da 3. Vediamo se gli va dietro. Bravissimo bella Silvano. risposta, che bella risposta. Questo era un tiro dentro fuori, E diciamo per ora è rimasto dentro ancora questo match Prina. Sì, perché qua Qua tu queste Francesco le si deve allunghi, eh. accontentare di toccar bidi, almeno decide di accontentarsi. Secondo me questo è molto più difficile che tirarla. Anche perché lasciare poi un traversino con l'arrivo al pallino è un volo. Quindi io in No, quel qui sono caso lì. d'accordo anch'io. Quando non c'è tantissimo da creare come angolo, sono d'accordo di affondarle. C'è un punto un po' brutto. Però lì era, non c'era neanche la Ma non bevuta c'era dalla neanche la corta. brutta dalla Sì, corta, sì, sì. Gianluca. Qui giro, decide di accettare la biglia sul posto, giustamente, giocare questo giro, arrivo pallino da 3, lo fa stretto come il precedente e qui getta un po' via un'occasione di almeno mettere pressione a De Matteis. Matteis che di sponda palla intestare cercherà a sua volta un pallino qua in fondo a sinistra. Senza Sì, sullo scarso dandogli la forza. effetto. Buonissimo anche a rimanere di questo giro, non succede niente, l'avversario deve tirare fuori un Anzi, capolavoro. forse meglio. Sì, perché è un giro che esiste praticamente soltanto a parificare sulle corte, se non mette a colla la battente può ripartire lo sponde palla. Già giocato così, Mamma mia. bravissimo. Scoppia il castello a ringaruffare. Non ringaruffa dentro al castello. Un'ottima conclusione per Prina. Diciamo quello che poteva fare prima con molta semplicità di biglia L'ha libera, fatta l'ha fatto adesso in adesso. situazioni difficili. Esatto. Striscio per forza. Il fatto che, allora, è un bene che sia impostato così perché allungandolo si allarga e quindi ce l'ha quasi di natura questo striscio. Decide invece di andare sul giro Francesco De Matteis, realizza 4 punti e Beh, messa posiziona la con le sua mani questa qua. nella buca. 94-87. Sai che Forse è un'uscita. non è tanto una bella notizia messa così questa palla, sai? Forse è un'uscita di sponda biglia per far scivolare la biglia gialla lungo la sponda in basso Ma sul sai che la vede davanti teleschermo. addirittura, Nico? Sì, di sfaccio. Sì, così. Ah, no, no. Sì, Ha ha sforzato fino al parabolato. pallino. Se beve è Era finita. sotto sponda. Regala 4 punti. Se Bah. non è finita, poco ci manca perché mancano solo 2 punti. E di sfaccio piano. De Matteis non può sfuggire alla chiusura. Ha l'imbarazzo della scelta: pallino da 3, pallino da 4, pallino da 3 di giro Di largo, giro, pallino da 4, di sfaccio. colpo, giro di colpo, fai 3-4, sfaccio Sfaccio andare avanti. Non andare si può sbagliare, dai, di una passata. Non si può avanti. sbagliare. Non Eccolo lo qua. sbaglia De Matteis. Quindi passa il turno Francesco De Matteis. Molto più combattuto il secondo set, il primo set a senso unico. Finisce così questo primo incontro commentato dai soci del biliardo. Allora, noi con la regia di Mirko Bianchi, con il nostro commento, vi lasciamo. Solo per un po', non sappiamo, stiamo per aggiornare le agende dei giorni a venire. Voi continuate a seguire le immagini di Fibis TV, che siano commentate o meno, mi raccomando, e a seguirci anche su Facebook. A tra poco.